Ciao a tutti, bentornati a Parità in Pillole. Comincio con una cosa che non c'entra niente. Qualcuno sotto un altro video ha scritto: ma avete visto che il numero dei suoi vinili sta aumentando? Sono l'unico che se ne accorge. Quindi ecco, se volete, ho comprato un nuovo vinile, è il primo che si vede. Non so se riuscite a intuire di cosa si tratti. Boh, se ce la fate scrivetelo nei commenti sotto. Allora, ho recentemente acquistato Lemonade di Beyoncé e me ne sono completamente innamorata. Ma nel senso che è veramente... è una delle cose più belle che io abbia mai sentito. L'ho messo su Facebook, ho messo la foto dell'album e mi avete detto: oh mio Dio, parla. Ma tra l'altro poi ci sono state anche delle polemiche rispetto a Beyoncé, la questione femminista, sarebbe carino che tu ne parlassi in un Parità in Pillole. Ed eccomi qua. Allora, bisogna tornare indietro di qualche anno per riuscire a capire come siamo arrivati qui. Tra il 2008 e il 2011 Beyoncé comincia a buttare fuori delle canzoni che hanno dei testi che, come dire, non sono proprio neutri dal punto di vista femminista. Ad esempio, If I Were a Boy, cioè se fossi un ragazzo, piuttosto che Run the World, cioè chi comanda il mondo? Le ragazze, cioè avete presente? Who run the world, girls? Però ancora nessuno usa la parola femminismo, usano la parola girl power, il termine girl power, che è un po' più soft. Anche Beyoncé in un'intervista nel 2013 dice di non voler utilizzare il termine femminismo perché le sembra molto forte, lei è per la parità di diritti tra uomini e donne. Noi adesso lo sappiamo, siamo alla 19ª puntata, lo sappiamo, e quella roba lì vuol dire femminismo. Però siccome sappiamo anche perché molte persone non si definiscono femministe, perché purtroppo ce ne sono tante altre che non sono femministe ma si definiscono femministe e fanno dei danni, ok, ci sta che lei non voglia usare questa parola, non è la prima, non è, non sarà l'ultima che dirà no, femminismo un po' troppo forte. Questo fino a quando non esce il suo penultimo album, Beyoncé. In quell'album noi troviamo una canzone che è diventata la più famosa dell'album, che è Flawless, che ha a parte un testo dichiaratamente femminista e poi all'interno proprio la una parte del discorso di Chimamanda Ngozi Adichie: dovremmo essere tutti femministi. Quindi più chiaro di così non si poteva, ma nel caso qualcuno ancora non l'avesse capito, normalmente nel suo tour dietro appariva una scritta enorme Feminist, quindi insomma, ok, ora l'abbiamo capito tutti, Beyoncé prende una posizione. Cosa è successo in quest'ultimo album? L'album è anticipato da una canzone, Formation, che è molto politicizzata. Il video è un tripudio di Black Power, anche perché ci sono solo persone nere, gli unici bianchi sono dei poliziotti lì dentro. Questa cosa tenetela a mente, perché il fatto che gli unici poliziotti siano bianchi e tutti gli altri siano neri è un altro messaggio politico, perché praticamente nel 2013 è nato il movimento Black Lives Matter, cioè le vite dei neri valgono. Questo perché in America c'è stato un periodo in cui, in realtà è un po' sempre così, ma in quel momento andava un po' di moda parlarne, quindi ne hanno parlato, c'è stato un momento in cui ai poliziotti bianchi piaceva un sacchissimo sparare ai neri, così. Non a caso, nel senso che magari avevano fatto qualcosa, stavano scappando, ma non è una buona ragione per freddare qualcuno. Guarda caso con i neri, un bianco faceva la stessa cosa, al massimo veniva ammanettato. I neri no, i neri li possiamo sparare perché tanto sono neri. Da qui nasce il movimento. Il fatto che in questo video ci siano solo dei poliziotti bianchi e tutti gli altri siano neri è chiaramente un riferimento al Black Lives Matter. La canzone è piena di riferimenti che comunque hanno tutti a che fare con il mondo nero afroamericano. Questa cosa ai bianchi non piace moltissimo. Cioè, Beyoncé piace finché dice "Oh, I'm single ladies", oppure finché fa le canzoni con Jay-Z, Crazy in Love. Appena diventa politica, e soprattutto diventa politica e sottolinea il suo essere nera e il suo voler parlare dei neri, questa cosa non piace troppo ai bianchi, ecco. Perciò cominciano a darle un po' contro. Esce tutto l'album. Fondamentalmente Lemonade ha come fil rouge il fatto che Jay-Z abbia tradito Beyoncé, o almeno così sembra. E in una canzone che è Sorry, a un certo punto alla fine lei dice "You better call Becky with the good hair", cioè faresti meglio a chiamare Becky con i capelli belli. Allora, questo ha molto a che fare con il femminismo afroamericano, perché per moltissimi anni lo standard di bellezza per quanto riguarda i capelli è sempre stato il capello della donna bianca, quindi liscio, setoso, ok? Le donne nere facevano di tutto per avere quei capelli. Negli anni 60, che è stato un periodo in cui ci sono state molte rivolte, un po' ovunque, negli anni 60 le femministe nere hanno detto "ci siamo rotte le palle", ok? Di dover pensare che quelli sono gli unici capelli belli, invece noi abbiamo i capelli brutti perché abbiamo i capelli che sono molto più ricci, magari più crespi, meno lisciosi e meno setosi. Chi se ne frega? È un diverso tipo di bellezza. Non stiamo dicendo che l'ideale di bellezza è quello dei capelli della donna bianca, mentre invece i miei fanno schifo perché i capelli da nera. Questo è razzismo.
È chiaro che ci si sta riferendo anche a quello, perché poi Beyoncé utilizza il nome Becky. Becky è un classico nome da donna bianca. E a Beyoncé è stato detto, ecco, sei razzista verso i bianchi. Nel senso che lei dice, sì sì, faresti meglio a chiamare Becky quella con i capelli belli. E le persone dicono, non puoi generalizzare, quindi non puoi utilizzare un nome Becky per parlare della classica donna bianca. Secondo queste persone è razzista tanto quanto vedere una persona con dei lineamenti, che so, arabi, e chiamarla di default Mohamed, così a caso. Perché tanto vi chiamate tutti Mohamed, ok? Quella roba lì è razzista. Il problema è che si dice, in realtà non puoi fare razzismo verso i bianchi, perché il razzismo non è fatto da un insulto, ok? Deve andare avanti nel tempo. È una vita che le nere si sentono dire che hanno dei capelli di merda perché non sono uguali ai capelli delle bianche, quello è razzismo. È una vita che se vedi un nero lo chiami baluba perché tanto vi chiamate tutti così, quello è razzismo. Per una volta che si dice invece chiama Becky coi bei capelli per riferirsi a una donna bianca classica, quello non si può chiamare razzismo, perché non è tutta la vita che sta accadendo questa cosa. Quello è un insulto, quello è Beyoncé che ce l'ha con una donna bianca. E anche qui è vero, non accade da tutta la vita, in ogni caso sarebbe meglio evitarlo in generale. Ci stiamo riferendo a qualcuno, evitiamo di farlo rientrare nello stereotipo, tutti siamo più dello stereotipo, quindi. Una prima critica è stata questa, l'ipotesi di razzismo verso i bianchi, e l'altra è stata, è abbastanza triste che tuo marito ti tradisca e tu parli male della tipa con cui ha tradito te, invece di parlare male di lui. E questa cosa ce la spieghiamo in diversi modi, volendo, ce la spieghiamo dicendoci che Jay-Z ha prodotto l'album di Beyoncé, quindi potrebbe tranquillamente essere tutta quanta una montatura per far sì che il mondo ne parli. Io ad esempio ne sto parlando, quindi nel caso ci sono riusciti, se ne sto parlando io ne ha parlato un sacchissimo di altra gente molto più seguita di me, quindi è evidente che se quello è l'intento, good job, ce l'avete fatta. Ce lo spieghiamo dicendo che loro stanno ancora assieme, quindi è più facile prendertela con quella che stava rischiando di rovinare il tuo matrimonio e non dirti che invece se tuo marito è andato con un'altra, forse è lui che stava rischiando di rovinare il matrimonio, però vabbè. Ce lo spieghiamo con la puntata scorsa, ce lo spieghiamo dicendoci che le donne sono state abituate a competere tra di loro perché il principe azzurro è uno, e quindi quando il tuo uomo ti tradisce, la colpa è di quella troia che ha seduto il tuo uomo, non del tuo uomo che ti ha tradita. Normalmente ragioniamo così e io ho un po' i miei dubbi sull'utilità di questo ragionamento. Fatto sta che questo è ciò che è accaduto nella carriera di Beyoncé fino ad adesso, e sta rimanendo la domanda, ma Beyoncé è veramente femminista? Lo fa soltanto perché adesso il femminismo è una moda, va di moda? Questo noi non possiamo saperlo. È vero che lei ha fatto alcune scelte che le hanno portato via del pubblico, ad esempio parlare di una minoranza, quindi fare un album molto molto politico e molto incentrato sui neri e sulle discriminazioni dei neri. È chiaramente un azzardo, perché rischi di perdere una fetta di pubblico bianca che si sente intimorita e intimidita da questa scelta. Però c'è da dire che il discorso di Chimamanda Ngozi Adichie, non dico che non se lo fosse calcolato nessuno, però insomma, quando un discorso del genere entra in una canzone di Beyoncé, ha un eco abbastanza grande, sì. E se qualcuno ha conosciuto Chimamanda Ngozi Adichie perché ha sentito Flawless di Beyoncé, io sono contenta. Perché l'obiettivo è che la gente conosca Chimamanda Ngozi Adichie, non che la conosca perché va nella sezione femminismo della Feltrinelli e della Stazione Centrale. A me interessa che la conosca, punto. E chiaramente se il tuo discorso è in una canzone di Beyoncé, beh sì, alla fine la gente tende a conoscerti. Questo è in breve che cosa è successo. Qual è l'obiettivo di questa puntata? Perché magari qualcuno starà pensando, sì, ma quindi? È farvi capire che molto spesso, quando ci sono delle diatribe, anche a livello di spettacolo, dietro ci sono delle motivazioni un po' più serie che noi riusciamo a capire meglio se ci facciamo una cultura rispetto a questi temi. Io sono stata molto molto concisa, perché il video non poteva venire lunghissimo, ma questo video non avrei mai potuto farlo, ma dico mai, se Margherita non avesse scritto un articolo che è uscito oggi per Bossi che parla proprio di Beyoncé. Io vi ho raccontato qualcosa di quello che c'è in questo articolo c'è molto molto di più perché è un articolo lungo, quindi se vi ha incuriosito questo video, se avete voglia di scoprirne di più, qua sotto trovate il link. Lei è stata anche molto molto più chiara di me. Se avete delle domande, come sempre potete lasciarle qui sotto. Immagino che voi tutti avrete un parere rispetto a questa cosa, rispetto al femminismo nero, rispetto al fatto che i canoni di bellezza siano sempre i canoni della persona bianca occidentale. Immagino che avrete un pensiero al riguardo, sono curiosa di conoscerlo, quindi lasciatemelo giù nei commenti.
Come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, se pensate che sia utile condividetelo, fate sapere alle persone che esiste questa rubrica, fate sapere alle persone che esiste Bossy e se volete lasciarci un like alla pagina Facebook la trovate sempre qui sotto, così più persone ci supportano più riusciremo ad essere in tanti a creare cultura insieme. Ciao!